con un caldo boia ci inoltriamo in quella valle della morte di qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Scolla anche voi, ben ritrovati. Inizio perché devo iniziare, sono impazzisco stasera. Se avesse visto la live impazzisco. Perché fail? Cos'è che è successo? Cioè, cosa è andato fail? Diesel, addirittura la pubblicità dei jeans? Questo mai ricordavo. Che arrivate in ritardo. Dobbiamo regolare il volume perché si alza da solo. Dovevamo scalare la piramide. No, abbiamo già scalato, questo. Questa live di sabato sera, perché sto facendo i giorni, o questa settimana ho fatto i giorni pari, credo che li farò anche la settimana prossima, con l'alternanza con Susie, con Valfreya. E quindi niente, ho streamato anche oggi che sabato, tanto lei comunque oggi ha lavorato, quindi... Come sta? Spero bene. Ciao, ciao Alessio, buonasera a lei. Tutto bene, tu? È da tempo che non la vedo, infatti è un bel po' che non vieni. È vero, è da tanto che non ci vediamo. Richiesto il signor preso. Il signor Zodiac qui presente. Ora 4 cuori ci sono qua. Ma cos'è questo modo per dirmi che devo usare il fuoco, mo? Penso un po' disse perché ho molti problemi familiari in questo periodo, vabbè. Non sono un classico. Ed è, spero che ti possa allietare un po' la serata. Anche se questo non è il gioco adatto per allietare le serate, però. Ugh.
sorelle si svegliano. Budokaiten Kaichi, no, di Dragon Ball ho giocato in passato solo Final Bout, poi comunque non mi sono più appassionato ad altri giochi di Dragon Ball. Le sorelle si svegliano. Ragazzi, è di una difficoltà allucinante. Ma sai cosa? Mo' gli sparo col fuoco, gli sparo. No, vabbè. Porca madosca. Bello sto gioco, Zodiac, bellissimo. Le sorelle si svegliano. Ammazzato, porca miseria. Uè Albi, buonasera! Mica mi offendo se dici che non ti piace. No, guarda, figurati, non è per offenderti. A me comunque Shadow Man era un gioco che non mi ha mai tirato più di tanto. Ultimamente, con il fatto della remastered, aveva attirato un po' la mia curiosità. Non è brutto, però, porca miseria, non è manco che... non è manco invecchiato benissimo, eh. Uno shout out a Dinosaur Virtual Channel 1. Come va? Tutto bene, tutto bene. Cercando di lavare i denti. Mi guardi mentre ti stai lavando i denti? Hai lavato i denti quando hai finito? Secondo me sarebbe meglio giocarlo con Chocolat. Proviamo. Dici che è meglio giocare con me? Io credo che non mi trovo manco col joypad. Questo salta.
questa cosa, questo salta. Ma lo spostamento laterale però non c'è, ovviamente. Se lo comandi. Vedi, non c'è lo spostamento. Col cavolo che gioco il joypad. È peggio. Vedi, non è proprio. Cosa lo fa meglio di spostamento sinistro? No, vedi? Non è modificabile. Allora, sono venuto da lì. Mi sa che posso spostare le cose, quelle là, quella. Vedi? Te ricordavo addossavano tutte queste. Allora, sul fuoco non posso andare. Buh, autosciottati. Un attimo, perché qua. Fallo tu, Jess, fallo tu! Qua mi sembra un continuo, quindi... L'abbiamo già fatto al Soul Virtual Channel. Le sorelle si svegliano. Thank you.
appena arriva la fibra aspettiamo anche te. No, Zodiac, lo... inizia a stimare per lui. Anzi sì, inizia a stimare così ti veniamo a dissare. Zodiac, sì, effettivamente sì, dai. Dai, cavolo, cambia casa. Preso. Ma non è accettabile una cosa del genere. Oppure contatti il padrone, gli dici, oh, un po', ma... Mamma fa. Riprendo a streamare. Sì, riprendi, così ti dissiamo malamente. Ricambiamo tutti i dissing che hai fatto. Diglielo, Susi, diglielo. Faccio chiudere il canale, minchia, sì. Ma io lo sapevo che morivo, lo sapevo. E ogni volta fa ripartire da qui, che palle. Sì, per domani. Stai zitta tu, stai zitta. Io ho uccidere bagnare in data lì. Non si è aperto solo.
sono mie. Cioè, ma quanto ci vuole per farlo salire? L'unica direzione è quella? Perché guarda in qua? Sono già soddisfatto così. No, ma figurati, io lo voglio finire, sono sincero. Voglio capire fin dove va a parare questo gioco. Più che altro mi servirebbe una guida, perché non riesco a ricordare tutto.
Prima ho premuto quel pulsante sotto che ha aperto una porta, ma dove l'ha aperta? Quella lì? Mi sa che qua non devo fare più niente. Sotto ci sono due porte, però mi sa che mi serve il coso per passare, cioè per camminare sul fuoco, quindi posso tornare indietro. C'è gente che sfida nel tuo quartiere, perché? Guarda che lui sta sotto di te, poco sotto di te, delle marche, carissimo. Animali in casa, e strillano per un animale? Io, se non ricordo male, c'avevo una porta infuocata. Scusami, microfono. Avevo una porta infuocata qui. Ma stai zitto. Ricordavo solo questa però qui. Andiamo a vedere un po' qua. Ma sta zanzara di merda. Come i cinque hanno raggiunto questo mondo. Ma quando passo per l'Asylum arrivo sempre nella terra dei vivi di giorno e ho bisogno dei miei poteri di Shadow Man per colpirli come vorrei.
Forse dovrei aspettare il tramonto, ma non è facile quando i cinque stanno fiutando il mio sangue. Non ha senso aspettare, Mike. La profezia incombe su di noi e ogni ora che ci lasciamo alle spalle è un passo sulla strada della terribile fine. Ma se non posso usare i miei poteri d'ombra sui cinque, siamo perduti. No, ho un'idea. Una volta il tuo stimato predecessore Maxim St. James mi parlò dell'Eclipseur, il portatore della notte. È un pugnale, un'antica lama che può portare l'ombra anche nella terra dei vivi. Tu hai già uno dei suoi pezzi. Portami gli altri due e potremo trovare un sistema per usare i tuoi poteri d'ombra contro i cinque. Ho trovato un pezzo dell'Eclipse. Aspetta un attimo perché mi sa che dice qualche altra cosa. Vediamo. Ho trovato un pezzo dell'Eclipseur. St. James lo aveva nascosto nei sentieri dell'ombra. Bene, Mike. Ma per ammantare di tenebre questo mondo grazie alla magia voodoo ho bisogno di tutti e tre i pezzi. Continua a cercare. Deve esserci qualcosa qui sotto. Pare interessante. Non c'è altro di utile qui. No, vabbè, ma quanti cavolo di cuori ci stanno qui, oh? Mi sa che mi serve... Ma fammi vedere una cosa. Che qua veramente non posso fare nient'altro. Ma allora dove cavolo? Io non mi ricordo dove devo andare. Mmm.
Vediamo se parliamo con il serpente, se ci dice qualcosa. Stanno i pazzi ciccioli, dopo che mi sa che ci sono dei muri che posso spostare. Veramente i giochi più vecchi le mappe ce l'avevano, e quelli nuovi che non ce l'ha. Devo capire come andare là sopra. Dai, fa schifo, ti voglio da un bar. Uè, ciao, it's me, buonasera, buonasera. Questo gioco è brutto. È un gioco che dovrebbe portare anche Susie, secondo me, eh. Capire pure devo usare quella statuetta. Cioè, fai una cosa, Zodiac, cerca Eclipseur la luna, the moon. Dove va? Dove cavolo la devo mettere?
Missione cattolica. Ma Gesù, ma è 50 volte, ha già capito. Mi sa che di qua ci sono mai andato, perché c'era ancora quel cuore. No vabbè, figurati cacca. Anche io la prima volta l'avevo letto così, non te preoccupare. Anzi, credo che comunque il gioco di parole sia voluto. Come mai? Preso. Preso. Che è successo allora? Io non so più che fa. Forse ho capito. Prima ho detto forse ho capito, ma... Allora, qua se non mi sbaglio ci sono dei cosi col fuoco sopra che mi ci possa arrampicare.
Perché mo c'ho le cose bla bla bla, il braccio infuocato, vediamo. Shadow Man. Prima di proseguire però... Sono mie. Ah, di solito variety, retro gaming, giochi questo qua sia retro che avventura, FTPS e tutto, quindi variety, io mi definisco variety
Game Slayer mi definisco. Allora, qui sopra non c'è niente, quindi godo come un riccio. Godo come un riccio. Su questo canale Albi gode come un riccio. Qui non si sale, qui però si saliva. Quindi buono Luriccio, a me non piace. Io Albe ho messo in programma un gioco che si chiama Outcast Second Contact. E secondo me è un gioco che può piacere molto a te. Io faccio prima così, ci guardo così. Vede, c'è una micchia. Possiamo andare. Che secondo me può piacere molto a te. Bono Vox, cantante degli YouTube. Si sale, quindi mi sa che preso. No, quante direzioni, guarda. È una cheat mia. Ehi, wey wey. Nome per favore, Outcast Second Contact. Potere delle anime brave. Lo abbraccio. Un attimo, dire una cosa però. Scusatemi. Ah, questo secondo me è quell'altra direzione. Vabbè. Sono arrivato a 100 di sti cosi, Simo. No, vabbè, devo fare tutto il giro di nuovo per questo. No, non ce posso credere.
giusto o no? Perché potrebbe piacermi? Secondo me sì. Il volume io lo abbasso ogni volta. Siamo a 30. Della chiesa. Prima sono salito di qua, adesso c'è un attimo un salvataggio qui. Per vedere di qua cosa c'è. Tempio della vita, quale sarebbe? Lo abbraccio. Scopo di farmi venire di qui solo per ammazzarsi tu, eh? Guardalo sull'orsetto, ok. Allora facciamo così, adesso mi vado a prendere il cuore lì e poi vedo questa cosa qua. Che abbiamo, ho lasciato il cuore da questa parte qui. E se avessi fatto prima la direzione di là, non sarei dovuto ritornare. Maledetto gioco. Allora, tempio della vita, hai detto. Sentieri dell'ombra, terra dei morti, cancello del midollo. Louisiana, cattedrale del dolore. Tempio del fuoco. Tempio della vita ancora non ce l'ho. Per
vedere da là se ci sta qualcosa. Posso spostare. Solo che possa aprire un cancello, solo che non mi ricordo quale. Come cavolo è che ci sono andato prima, ma non ci riesco. Su come si va? Qua mi sa che non c'è più nulla. Thank you.
Ma se non sbaglio c'è un coso dove si infila la chiave. Là c'era qualcosa che dovevo aprire. Sopra come si sale? Preso.
C'è una porta lì. Come ci si va? Sì, infatti sì, mi sa che farò così. Qui dove andavo? Mamma mia, raga. Si cammina a vuoto. Sfrigati, lumaca. Il mio nome è Vecchio. Che di qua stanno le porte a 4.
Allora, quella sono 6, quindi direi di no. Questa 4, quindi potrei aprirla, vediamo. Sono il signore della terra dei morti. L'ho fatto. Zitto, una nuova direzione, zitto. Un'ora di gameplay per trovare finalmente una nuova direzione. Allora, lui ne vuole 1, 2, 3, 4, 5, quindi... E ancor più in profondità brilla il morboso mistero. Qualunque forma di amore che io abbia mai avuto per la vita deve trovarsi qui. Lui ha facendo un figlio, intreggiata da pazzi, incatenata al mare. Questo gioco è molto complesso, sì. Trovo l'immenso e oscuro amore pulsante nei cuori tenebrosi che riempiono la sala. Non è il mio amore, né posso io amarlo perché contorta è la purezza in questo bene. Dovrò lasciare in basso la mia parte vivente per liberare il mondo dalla tirannia del terrore. Il problema è, quindi adesso posso spostarmi pure qua. Ho sentito il... No.
Uè, Lord, buonasera. Casino. Ancor più in profondità brilla il morboso mistero. Qualunque forma di amore che io abbia mai avuto per la vita deve trovarsi qui, chiusa in una cella muffita, oltraggiata da pazzi, incatenata all'inferno. E sempre più verso il ventre trovo l'immenso e oscuro amore pulsante nei cuori tenebrosi che riempiono l'asilo. Non è il mio amore, né posso io amarlo perché contorta è la purezza di questo bene. Dovrò lasciare in basso la mia parte vivente per liberare il mondo dalla tirannia del terrore. Ehi, Mike! Perché fa questi sproloqui nonsense? Si aprisse lì. Narrativamente molto bene. Un sacco mistico. Sì, sì, è un gioco molto mistico questo. È puramente mistico. Oh, lo stacchiotto. Che grandissimo.
Perché aprire qui? Porca miseria, che c'è sta niente. Questa è troppa gente, ragazzi. Troppa gente, raga. Ti ci vado dopo. Me la usa questo. Thank you.
Non c'è nessuna richiesta dopo di questo. Di proseguire. Fra poco. Ma dove vai, maledetto, che mi hai consigliato questo gioco? Te posso. Allora, qui non ci arrivo, quindi io mo come cavolo. Invece ce l'ho fatta, attenzione. Io direi di chiuderla qui perché non ce la faccio più. Sì, vale, sì. E non ce la faccio più. Chiudo, ragazzi, qui questo gameplay. Ci vediamo fra pochissimo in live, proprio per i saluti finali. Skull. Ah, ovviamente, ragazzi, i social, il canale Viola, tutto linkato in basso, come sempre.